Oggi è il 7 aprile 2020. Abbiamo saccheggiato il pianeta. Il mare, plastica e petrolio. L'aria, polveri sottili e quant'altro. I fiumi, poveri, super inquinati. I boschi, sempre più rari, anch'essi vittime dei roghi, l'Amazzonia ci dice tutto. E allora voglio leggervi questo dialogo scritto da Leopardi, il nostro grande Giacomo Leopardi, 2 secoli fa. Ed è un dialogo tra un folletto e un gnomo. Nella tradizione favolistica, il folletto abita le superfici del nostro mondo. Lo gnomo emerge dalle profondità della terra. Come si chiama questo breve passo di Leopardi? Dialogo tra un folletto e un gnomo, scritto presente nelle operette murali. E voilà, on si va. Folletto. Oh, sei tu qua, figliuolo di Sabazio. Dove si va? Mio padre mi ha spedito a raccapezzare che diamine si vadano macchinando questi furfanti degli uomini, perché ne sta con gran sospetto a causa che da un pezzo in qua non ci danno briga e in tutto il suo regno non se ne vede uno. Dubita che non gli apparecchino qualche gran cosa contro, se però non fosse tornato in uso il vendere o comprare a pecore, non a oro e argento. Oh, se i popoli civili non si contentassero di polizzine per moneta, come hanno fatto più volte, o di paternostri di vetro, o seppure non fossero ravvalorate le leggi di Licurgo, che gli pare meno credibile. Ho letto, voi li aspettate in vano, sono tutti morti. Diceva la chiusa di una tragedia dove morivano tutti i personaggi. Che vuoi tu infierire? Voglio inferire che gli uomini sono tutti morti e la razza è perduta. Oh, cotesto è caso da gazzette, ma pure fin qui non si è veduto che ne ragionino. Sciocco, non pensi che morti gli uomini non si stampano più gazzette? Tu dici il vero. Ora come faremo a sapere le nuove del mondo? Che nuove? Che il sole si è levato e coricato, che fa caldo o freddo, che qua o là è piovuto o nevicato o ha tirato vento? Perché, mancati gli uomini, la fortuna si è cavata via la benda e messosi gli occhiali e appiccato la ruota di un arpione, se ne sta con le braccia in croce a sedere, guardando le cose del mondo. Senza più mettervi le mani, non si trova più regni né imperi che vadano gonfiando e scoppiando come le bolle, perché sono tutti sfumati, non si fanno guerre e tutti gli anni si assomigliano l'uno all'altro come uovo a uovo. Neanche si potrà sapere a quanti siamo del mese, perché non si stamperanno più lunari. Oh, non sarà gran male che la luna per questo non fallirà la strada. E i giorni della settimana non avranno più nome. Che? Hai paura che tu non li chiami per nome? Che non vengano? O forse ti pensi, poiché sono passati, di farli tornare indietro se tu li chiami? E non si potrà tenere conto degli anni.
Così ci spacceremo per giovani anche dopo il tempo e non misurando l'età passata ce ne daremo meno affanno e quando saremo vecchissimi non staremo aspettando la morte di giorno in giorno. Ma come sono andati a mancare quei monelli? Parte guerreggiando tra loro, parte navigando, parte mangiandosi l'un l'altro, parte ammazzandosi, non pochi di propria mano, parte infracinando nell'ozio, parte stillandosi il cervello sui libri, parte gozzovigliando e disordinando in mille cose. Infine, studiando tutte le vie di far contro la propria natura, e di capitare male. Ogni modo, io non mi so dare ad intendere che tutta una specie di animali si possa perdere di pianta, come tu dici. Tu che sei maestro in geologia, dovresti sapere che il caso non è nuovo e che varie quantità di bestie si trovarono anticamente che oggi non si trovano, salvo pochi ossami impietriti. È certo che quelle povere creature non adoperarono niuno di tanti artifici che, come io ti diceva, hanno usato gli uomini per andare in perdizione. Sia come tu mi dici, ben avrei caro che uno o due di quella ciurmaglia risuscitassero e sapere quello che penserebbero vedendo che le altre cose, benché sia dileguato il genere umano, ancora durano e procedono come prima, dove essi credevano che tutto il mondo fosse fatto e mantenuto per loro soli. E non volevano intendere che egli è fatto e mantenuto per i folletti. Tu folleggi veramente se parli sul sodo. Perché io parlo bene sul sodo. Buffoncello, va via, chi non sa che il mondo è fatto per gli gnomi? Per gli gnomi che stanno sempre sotterra. Oh, questa è la più bella che si possa udire. Che fanno gli gnomi, il sole, la luna, l'aria, il mare, le campane? Che fanno i folletti, le cave d'oro e d'argento e tutto il corpo della terra, orchi alla prima pelle? Ben bene, o che facciano o che non facciano, lasciamo stare questa contesa che io tengo per fermo che anche le lucertole e i moscherini si credono che tutto il mondo sia fatto apposta per uso della loro specie. E però ciascuno si rimanga col suo parere, che niuno glielo caverebbe di capo. E per parte mia ti dico solamente questo, che se non fossi nato folletto, io mi dispererei. Lo stesso accadrebbe a me se non fossi nato gnomo. Ora io saprei volentieri quel che direbbero gli uomini della loro presunzione, per la quale, tra le altre cose che facevano a questo e a quello, si inabissavano le mille braccia sotterra e ci rapivano per forza la roba nostra, dicendo che ella si apparteneva al genere umano e che la natura gliel'aveva nascosta e sepolta laggiù per modo di burla, volendo provare se la troverebbero e la potrebbero cavar fuori. Che meraviglia, quando non solamente si persuadevano che le cose del mondo non avessero altro ufficio che di stare al servizio loro, ma facevano conto che tutto insieme, allato al genere umano, fossero una bagatella. E però le loro proprie vicende le chiamavano rivoluzione del mondo. E le storie della loro gente, storie del mondo, benché si potevano numerare anche dentro i termini della terra forse tante altre specie, non dico di creature, ma solamente di animali. Quanti capi d'uomini, quanti capi vivi, quali gli animali, i quali animali che erano fatti espressamente per loro uso, non si accorgevano mai.
però che il mondo si rivoltasse. Anche le zanzare e le pulci erano fatte per beneficio degli uomini. Sì, erano, cioè per esercitarli nella pazienza, come essi dicevano. In verità, che mancava loro occasione di esercitare la pazienza se non erano le pulci. Ma i porci, secondo Crisippo, erano pezzi di carne apparecchiati dalla natura, apposta per la cucina e la dispensa degli uomini, e acciocché non imputridissero, conditi con l'anima, invece di sale. Io credo, in contrario, che se Crisippo avesse avuto nel cervello un poco di sale invece dell'anima, non avrebbe immaginato uno sproposito simile. E anche quest'altra è piacevole, che infinite specie di animali non sono state mai viste né conosciute dagli uomini, i loro padroni, o perché le vivono in luoghi dove coloro non misero mai piede, o per essere tanto minute che essi in qualsivoglia modo non arrivavano a scoprire, e di moltissime altre specie non se ne accorsero prima degli ultimi tempi. Il primo, si può dire, al genere delle piante e a mille altri. Parimenti, di tratto, per via dei loro occhiali, si avvedevano di qualche stella o pianeta che sino allora, per migliaia e migliaia di anni, non avevano mai saputo che fosse al mondo, e subito lo scrivevano tra le loro masserizie, perché si immaginavano che le stelle e i pianeti fossero, come dire, moccoli di lanterna piantati lassù nell'alto a uso di far lume alle signorie locali che la notte avevano gran faccende. Sicché, in tempo d'estate, quando vedevano cadere di quelle fiammoline che certe notti vengono giù per l'aria, avranno detto che qualche spirito andava smoccolando le stelle per servizio degli uomini. Ma ora che ci sono tutti spariti, la terra non sente che le manchi nulla, e i fiumi non sono stanchi di correre, e il mare, ancorché non abbia più da servire alla navigazione e al traffico, non si vede che si rasciughi. E le stelle e i pianeti non mancano di nascere, di tramontare, e non hanno preso le gramaglie. E il sole non s'ha intonacato il viso di ruggine, come fece secondo Virgilio per la morte di Cesare, per la quale io credo che egli si pigliasse tanto affanno quanto ne pigliò la statua di Pompeo. Giacomo Leopardi, operette morale.